Esperienze Dinner Club, la nuova avventura di Simone Vesi. Pochi giorni fa l'inaugurazione e adesso ecco già si lavora a pieno regime. Però ecco, Simone, raccontaci tu questo Esperienze, cosa si nasconde dietro? Ok, dal nome vi lascio intendere che appunto non sarà solo un luogo dove possiamo degustare pizze gourmet e neanche un posto dove è soltanto un club, ma quindi un insieme di esperienze che vogliamo offrire in questo posto, partendo dal culinario con una proposta di pizza, mantenendo forti le radici che attualmente mio padre fa con la pizza gourmet, cercando con un minimo di innovazione in più di abbinare anche piatti di alta cucina sui nostri lievitati. E c'è la seconda fase del locale, la seconda vita che prende, praticamente diventerà un club con un cambio luci e questo alzare un pochettino i toni di quello che è la nostra postazione DJ, di ricreare questa, diciamo, in un solo locale queste più postazioni con il lounge bar, appunto questi abbinamenti di pizze e cocktail, abbinamento di bollicine. Un discorso diverso. Ecco, un discorso diverso, ma partiamo proprio dall'angolo dei cocktail. Diciamo cosa c'è in carta, quali sono magari i valori aggiunti. Ok, allora, quello che abbiamo fatto, diciamo, per stravolgere un po' le regole di una classica pizzeria, abbiamo in primis ampliato quella che è la nostra cantina. Abbiamo più di 50 etichette tra bollicine e champagne, perché la nostra idea era quella di uscire un po' dagli stereotipi dove la pizza viene abbinata alla birra, ma di fare dei percorsi di degustazione di lievitati abbinati alle bollicine, che le bollicine sono una bevanda strettamente legata al mondo club. Quindi l'idea era, se tu vieni qui e fai un percorso degustazione lievitati con un abbinamento sensoriale di bollicine, automaticamente dopo che hai degustato 5 calici di bolle c'è il passaggio alla serata, e dopo è più legato strettamente alla serata. Di solito se vai in discoteca tendi a prendere una bottiglia di champagne o una bottiglia di vino, quindi l'idea era riavvicinarci un po' a una cosa che nel mondo pizza era abbastanza slegato. A proposito di pizza, cosa c'è anche qui in carta? Pizza, abbiamo la nostra proposta, non è soltanto pizza classica, pizza tonda, ma vogliamo proporre anche una degustazione di lievitati, quindi di farvi assaggiare più tipi di impasti, più tipi di cotture delle nostre pizze. Quindi il nostro cavallo di battaglia che abbiamo intrapreso in questo locale è un padellino di pizza che facciamo in doppia cottura: una prima cottura al vapore per conferire molta morbidezza, una seconda cottura al forno per dare croccantezza. È quello, diciamo, che è la base per le nostre pizze premium, ovvero dove ci sono degli topping sopra molto più elaborati, più di topping d'alta cucina che da pizzeria. Faccio un piccolo esempio: abbiamo fatto una pizza con brasato di manzo cotto a bassa temperatura, salsa di mozzarella di bufala e olio al rosmarino. Era un piatto che in principio io avevo visto sulla ceramica, e l'idea era iniziare a riportare anche topping di alta cucina, non solo la semplice pomodoro e mozzarella come si vede sulle mie pizze. Una parola anche sul locale, insomma, ecco, locale, veramente bello. Grazie mille, penso che è difficile dire che sono una semplice pizzeria, già quando si entra si capisce dalla location che vogliamo offrire altro. Ma gliel'avete fatto già vedere a Borghese come è venuto? Non ancora, ve lo dobbiamo invitare, era il secondo round. Beati voi!